Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè, come state? Oggi sono qui per parlarvi di un nuovo utilissimo strumento che potrebbe fare al caso vostro in quelle situazioni in cui avete appena perso, spero che non vi succeda mai, ma purtroppo succede a tutti, dei dati molto importanti dal vostro Mac. Quindi avete perso dei file che sono stati erroneamente cestinati o sovrascritti e quant'altro. Perché è proprio così, esistono dei casi in cui questi file che noi credevamo persi per sempre potrebbero essere recuperati come grazie al giusto strumento, grazie al giusto software. Esistono vari di questi software in giro, ma ce ne sono pochi che hanno qualche garanzia di successo in più rispetto alla media. E noi, visto che anche in passato ci siamo occupati dei software di Tenorshare, oggi vogliamo parlarvi di una delle soluzioni proposte proprio da Tenorshare a questo scopo. E questo può essere utilizzato sia per i computer Apple, quindi con sistema operativo Mac, sia per PC Windows, quindi con sistemi operativi Windows. Ovviamente nel nostro caso, stando qui all'Apple Caffè, non possiamo far altro che prendere in esame la versione Mac di questo software. Ma ora andremo a vedere proprio nel dettaglio quale sia questo programma e come si può utilizzare. Prima di farlo però chiedo io una cosa a voi, aiutateci a far crescere questo canale. Come? È molto semplice, basta iscriversi gratuitamente a questo canale con un clic qui sotto dove vedete la scritta rossa iscriviti se non l'avete già fatto. È assolutamente gratuito, a voi non costa niente, per noi vuol dire molto, quindi fate lo stesso sforzo perché io lo so, io vi vedo, lo so che passate da queste parti, vedete video ma vi dimenticate di iscrivervi. Fate sto sforzo per cortesia, grazie. Ma andiamo avanti e andiamo a vedere come possiamo utilizzare e come si chiama uno degli strumenti più utili per Mac e PC per recuperare i dati persi. Allora, innanzitutto vediamo come scaricare questo programma. Il nome di questo programma è 4D Dig e vediamo come possiamo scaricare la versione in questo caso per Mac, ma esiste anche per Windows. Una volta scaricata andremo a installarla nel nostro computer e una volta installata potremo andare ad aprire l'app per poter eseguire una serie di operazioni di grandissima utilità, tra cui recuperare tutti i file eliminati accidentalmente, inclusi documenti di Office, video, musica, email, PDF, eccetera. Recuperare dati da partizioni dell'hard disk che si sono danneggiate, elementi che si sono cancellati, che sono stati riformattati o persi da qualsiasi dispositivo di memorizzazione, anche quindi da dispositivi esterni come possono essere una scheda SD, una chiavetta USB, un hard disk esterno, eccetera. Recuperare i dati da un computer nel quale si è verificato un crash ed è anche possibile salvare e riprendere il recupero di questi dati in una fase successiva senza dover eseguire nuovamente la scansione dell'unità nella quale vogliamo andare a recuperare questi dati. E poi si possono fare tutta una serie di altre operazioni che potete vedere nella utilissima guida che c'è sul sito di Tenorshare, di cui potete trovare il link in descrizione nell'info box sotto a questo video. Ora, in questa nostra occasione, andremo a vedere come recuperare dei dati cancellandoli. Vedremo di cancellarli in diretta dall'hard disk del computer. Questo programma 4DIG ha quattro versioni per andare incontro a diverse esigenze di recupero di dati. C'è una versione gratuita dove si possono recuperare fino a 1 giga di dati, poi c'è una versione standard che ha un recupero illimitato dei dati e poi c'è la versione professional, dove c'è uno strumento aggiuntivo nella voce altri strumenti, crea unità di recupero e anche un'altra funzione che si chiama collega drive per poter recuperare dati da una vecchia partizione di un hard disk che ora magari è stata rimossa, per esempio. Poi c'è anche la versione premium di questo programma dove ci saranno altri strumenti extra, sempre alla voce altri strumenti, crea unità di recupero, c'è il ripara video e ripara foto e poi c'è recupera i dati dalla partizione persa o crea un'immagine del disco per il recupero. Quindi a seconda di ciò di cui avete più bisogno dovrete scegliere quale tipo di versione di questo programma faccia per voi. Chiaramente in tutto questo c'è la garanzia di un brand come Tenorshare che di solito in questi casi riesce a dare un ottimo supporto. Quindi vediamo come funziona. Noi andiamo a cancellare definitivamente dal nostro computer un file, ad esempio un breve video o un'immagine, e andiamo anche a svuotare il cestino in modo tale che non ne resti traccia, almeno visibile, nel nostro Mac. Dopodiché andiamo ad aprire il programma 4DIG
di Dig, di cui vi ricordo troverete il link nell'info box sotto a questo video. E una volta avviato il programma dobbiamo andare a selezionare quali sono le posizioni in cui questo file poteva essere posizionato, e in questa maniera noi andremo a fare la scansione in maniera più diretta collegandola alla posizione in cui era precedentemente stato messo il file. Oppure se il file era collocato su una chiavetta USB, andremo a selezionare quella chiavetta dopo ovviamente averla collegata al nostro Mac. Nel caso il recupero del file sia da una posizione che si trova internamente all'hard disk interno del nostro Mac, attenzione, perché bisogna eseguire una procedura preliminare molto semplice. Comunque basta riavviare il computer tenendo premuti i tasti Command e R, e poi una volta che si apre la finestra Utility, dopo questo riavvio bisognerà aprire il terminale. Dopodiché va digitato un semplicissimo comando nella finestra del terminale che vedete scritto qui sul video e premere invio, e poi riavviare il Mac nella modalità normale, e cioè senza più tenere premuti i tasti Command e R. Una volta selezionata la posizione andremo a avviare la scansione dei dati. Questo sarà un procedimento che avrà bisogno del suo tempo, e dovendo attendere sarà anche possibile interrompere l'avanzamento di questo processo in qualsiasi istante per poi riprenderlo successivamente. Una volta finita tutta la scansione si potrà andare a consultare i risultati di questa scansione, che ci mostrerà quelli che sono i file ritrovati. È anche possibile fare un altro tentativo con scansione profonda nel caso in cui il file che noi abbiamo perso non sia subito evidente in questa prima scansione. Quando ci vengono dati tutti i risultati della scansione fatta, siccome i file saranno molti, è possibile andare a fare una ricerca per controllare che questo file che a noi interessa sia stato trovato, andando a selezionare il tipo di file che ci interessa, oppure il tipo di visualizzazione dell'elenco dei file trovati. A questo punto, se il file è stato individuato, lo selezioneremo, potremo anche vederne l'anteprima, e poi potremo selezionare il comando in fondo recupera. Poi si possono selezionare il numero dei file che vogliamo recuperare e poi la loro destinazione di salvataggio finale. Sarà importante però che la posizione del salvataggio del file che noi vogliamo recuperare sia diversa da quella in cui era stato collocato originariamente. Per quanto riguarda le tante altre operazioni che potete fare grazie a questo programma, potete andare a consultare la dettagliatissima guida che trovate al link che vi metteremo nella descrizione sotto a questo video. Troverete i dettagli per scaricare questo programma utilissimo in versione Mac o in versione Windows nell'info box sotto a questo video. Quindi spero che questa dritta vi sia utile. Se è così, ditelo con un pollice in su qui sotto al video di YouTube, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi gratis a questo canale. Tanto basta un click qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè, oppure dove vedete la scritta rossa iscriviti. In alternativa alla normale iscrizione, quella che vi consente di vedere tantissime risorse gratuite, questi tutorial su questo nostro canale YouTube Apple Caffè, c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale. Abbonandovi al canale potrete ottenere dei contenuti extra, fare dei corsi individuali sulle tematiche più importanti riguardanti le tecnologie Apple e i software e le applicazioni principali. Per avere tutte le informazioni riguardanti gli abbonamenti vi basta cliccare sul tastino abbonati al di sotto di qualsiasi video nel nostro canale. Anche questo, qualsiasi abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento. Oltre a questo vi ricordo che potete trovare le nostre notizie nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F senza accenti. E poi c'è anche il nostro account Instagram che si chiama Apple Caffè Official, quindi se volete potete seguirci anche lì. E poi esiste anche il nostro canale Twitch, molto importante, perché lì facciamo le nostre live proibite, e cioè quelle che non piacciono a YouTube. Quindi iscrivetevi anche al nostro canale Twitch che si chiama sempre Apple Caffè Official. E poi non c'è più soltanto la pagina unilaterale Facebook, ma anche il gruppo Facebook dove siete voi a poter scrivere quello che volete sulle vostre passioni tecnologiche e non solo. Il gruppo si chiama Apple Caffè Popcorn, quindi se volete potete venirci a trovare anche lì. Bene, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio come sempre per la vostra partecipazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!